Sebbene siano passati più di 30 anni da quando l'AIDS ha scosso l'opinione pubblica, gli sforzi compiuti in questi anni per scoprire le cure e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e su una sessualità protetta, il problema resta. Nonostante il numero di nuove infezioni sia diminuito nel mondo, sono più di 36 milioni le persone affette da HIV. Ecco perché, in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS, l'associazione Casa Famiglia Rosetta ha organizzato a Palazzo Duce di Notar Bartolo un convegno sul tema AIDS, un silenzio che uccide. Perché? Fino a quando? Quest'anno per noi il primo dicembre ha un sapore del tutto particolare, perché oltre a celebrare, come abbiamo fatto ogni anno, la giornata mondiale per la lotta all'AIDS, celebriamo pure i 25 anni dell'attività Villa Sergio. Villa Sergio è una casa alloggio per persone con problemi di HIV e AIDS. Siamo stati i pionieri del tutto il sud della nostra nazione. Infatti, quando siamo nati nel 91 non esistevano case alloggio da Roma a scendere. Quindi quest'anno abbiamo voluto celebrare questa giornata coinvolgendo la città di Caltanissetta. Infatti nei 3 giorni precedenti al 1° dicembre siamo stati occupati nella sensibilizzazione e nella prevenzione dell'AIDS nei vari quartieri della città. L'Istituto Superiore della Sanità ha stimato che nel 2015 si sono registrati 3.444 nuovi casi di infezioni da HIV, pari a un'incidenza di 5,7 nuovi casi di infezione ogni 100.000 residenti, un'incidenza che posiziona l'Italia al 13° posto tra i paesi dell'Unione Europea. Il fatto che se ne parli di meno ha una doppia valenza, positiva perché vuol dire che in fondo molti risultati sono stati ottenuti, negativa perché il problema è ancora tra di noi e permane ancora. A questo punto bisogna cercare di fare un po' il punto sulla situazione. Molto è stato fatto, abbiamo a disposizione terapie efficaci che consentono di curare la malattia, e le persone che vivono con l'infezione da HIV oggi hanno un'aspettativa di vita che era assolutamente inimmaginabile agli inizi, quando la malattia mieteva molti morti. Il problema però non è ancora risolto e resta ancora tanta strada da fare, e il 1° dicembre è un'occasione per ripensare al passato, per vivere il presente e per vedere che cosa ci riserva il futuro. Bisogna in qualche modo dare valore alla prevenzione, perché ancora troppe infezioni sono presenti, troppe persone si ammalano di tutte le età, anche le persone cosiddette più anziane non sono al sicuro da queste infezioni.